Lunedì 31 maggio 2021, entriamo nella settimana che ci accompagna nel mese di giugno, lasciandoci alle spalle un mese di maggio veramente interessante, contraddistinto da due parole chiave: rischio, inflazione. Partiamo però dai principali dati macroeconomici di questa settimana. Nelle primissime ore di lunedì abbiamo avuto la produzione manifatturiera della Cina, che è risultata leggermente al di sotto delle aspettative, appena al di sopra della soglia del 50, quindi la soglia di espansione. Una Cina che dovrà cercare di rafforzare i propri dati in vista della celebrazione del 100° anno del Partito Comunista atteso per luglio. Appuntamento importante della settimana all'indice dei prezzi al consumo europeo. L'attesa è una crescita dall'1,6 all'1,9%, quindi una crescita del livello di inflazione che dovrebbe avvicinarsi a quel target del 2% fissato da tempo dalle banche centrali. Le stesse banche centrali hanno più volte ribadito che l'inflazione attualmente non deve far paura, che il rialzo sarà solo momentaneo e circostanziato alla situazione che stiamo vivendo. Vedremo se effettivamente così sarà anche in vista dei prossimi meeting di politica monetaria, rispettivamente 10 giugno la Banca Centrale Europea, 16 giugno la Banca Centrale Americana. I due governatori, Christine Lagarde e Jerome Powell, torneranno a parlare già però questa settimana in occasione del meeting sul climate change del Fondo Monetario Internazionale atteso per venerdì, un tema, quello del climate change, che è sempre più centrale non solo perché va a impattare i singoli e le aziende, ma anche le principali materie prime e le fonti di approvvigionamento. Sempre venerdì, appuntamento centrale della settimana, il mercato del lavoro americano. Le attese sono positive, più 670.000 nuovi posti di lavoro che dovrebbe creare il sistema, con una disoccupazione che potrebbe passare dal 6,1 al 5,9%. Questo è uno degli appuntamenti più importanti a fronte del fatto che lo scorso mese le aspettative sono state disattese. Vedremo cosa succederà. Sicuramente il mercato del lavoro americano è supportato dal piano Biden annunciato la scorsa settimana, 6 trillion per il 2022, soprattutto a favore del ceto medio e della classe media. Vedremo nel dettaglio che cosa questo significa. E poi ancora il meeting dell'OPEC, atteso nella giornata di martedì. I principali produttori di petrolio si riuniranno per decidere le sorti del petrolio. Le attese sono un prosieguo di quello che è stato già l'annuncio del mese di aprile, dove il taglio alla produzione è stato diminuito. Da lì ad oggi il prezzo del crudo è salito del 30%, insomma, tutto dovrebbe far pensare a un prosieguo della politica. Di questo e di molto altro parleremo nel corso del nostro incontro odierno con un graditissimo ospite che vado immediatamente a presentare. E oggi con noi Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Gloria, grazie per l'invito. Alessandro, partiamo proprio dai dati questa settimana. Come dicevamo, settimana ricca. Quali sono i principali dati sotto la lente e perché prestarci attenzione? Ma direi che in assoluto il dato più importante è quello che arriverà venerdì prossimo intorno alle 14:30, ovvero i dati sull'occupazione americana. In effetti ci si aspetta un forte rimbalzo delle persone che sono rientrate nel mondo del lavoro, nonostante aprile abbia visto molte famiglie americane ricevere dei sostanziosi assegni da parte dell'amministrazione americana. Questo ovviamente è un dato che potrebbe scatenare poi delle successive conseguenze da un punto di vista di politica monetaria, ad esempio, perché la Federal Reserve dovrà comunque prendere nota di quello che il mercato del lavoro sta comunicando e di conseguenza confermare la traiettoria molto accomodante che abbiamo visto ormai negli ultimi 3 anni, oppure iniziare a dare qualche indicazione di riduzione della liquidità in essere nel mercato monetario americano. Le nostre aspettative sono diciamo più in linea con quello che Powell ha detto nelle ultime settimane, cioè che potrebbero esserci delle spinte di brevissimo termine per quanto riguarda l'inflazione, ma se guardiamo la dinamica dell'inflazione nell'ultimo paio d'anni, siamo anche per gli Stati Uniti al di sotto del 2%, e di conseguenza siamo ancora con un'inflazione benigna che può aiutare i mercati e può aiutare anche le aziende a offrire prodotti e servizi, scaricando
il maggior costo sui consumatori. Quindi per adesso vediamo una traiettoria di continuità in quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi con la Banca Centrale Americana. Prima di passare a quelle che sono le nuove politiche fiscali che sono state annunciate proprio la scorsa settimana dal presidente americano, mi fermerei proprio un attimo su quello che dicevamo, ovvero il contributo che stanno dando le banche centrali all'economia. Attualmente, che cosa si può aspettare proprio dalle banche centrali e come questo poi può tradursi in termini di politica monetaria da qui ai prossimi mesi? Ma giustamente, come hai evidenziato, ormai il legame tra amministrazioni, governi e banche centrali è molto stretto. Di conseguenza, le banche centrali non possono non assecondare quello che è un impegno fiscale che verrà preso da parte dei governi per poter fare ripartire la locomotiva economica. Tutto ciò andrà a creare un allargamento molto importante dei cordoni del debito pubblico e di conseguenza la banca centrale non potrà permettersi che ci sia una bolla sui titoli di Stato e dovrà essere sempre molto attenta ad andare a confermare o ridurre le pressioni sul rialzo dei rendimenti. E in effetti, quello che è stato detto precedentemente, il fatto che ormai le banche centrali abbiano anche loro una funzione di controllo della politica fiscale, è ormai un dato di fatto. L'abbiamo visto 10 anni fa con la grande crisi finanziaria, con l'intervento per acquistare tutti i titoli, per esempio, legati ai subordinati, ai mutui, le asset-backed securities, e da lì abbiamo visto sempre di più un intervento costruttivo. Diciamo come prestatore di ultima istanza delle banche centrali, che quindi oggi come oggi non possono non allinearsi a quelle che sono le esigenze fiscali dei vari stati. Alessandro, è già arrivata una domanda, quindi te la porrei subito. Antonio ci scrive: Dottor Aspesi, a fronte anche del quadro dell'inflazione, si attende un cambio di passo da parte delle banche centrali nel corso dei prossimi meeting? La domanda è molto interessante. Le situazioni nelle quali stiamo vivendo sono molto differenti. Allora, gli Stati Uniti tecnicamente potrebbero essere il primo paese dove si potrebbe verificare quello che viene considerato il tapering, cioè una riduzione della liquidità presente sul mercato. Però, come dicevo prima, avere 6.000 miliardi di dollari di nuove manovre fiscali che l'amministrazione americana ha deciso di interpretare, è molto difficile che la banca centrale americana vada diciamo contro quello che poi è la volontà dell'amministrazione Biden, che comunque dovrà trattare anche con i repubblicani poi sull'importo diciamo totale da mettere a disposizione. Però l'America è in assoluto diciamo l'area più calda come intervento delle banche centrali. Qua in Europa sinceramente siamo in una situazione ancora un po' più arretrata. Mentre in America, per esempio, anche il settore dei servizi ha ripreso perché la stessa mobilità degli americani ha iniziato a crescere molto velocemente. Infatti, possiamo già vedere molti aerei, compagnie aeree che stanno lavorando a piena capacità. Qui in Europa ancora le restrizioni alla mobilità sono molto importanti. Il settore dei servizi è rimasto indietro, il settore del turismo non ha ancora espresso minimamente una possibilità di inversione di rotta, e quindi è molto probabile che per l'Europa invece questo interventismo della Banca Centrale venga procrastinato nel tempo. E non è un caso che settimana scorsa, anche sulle prime interviste diciamo, i governatori falchi all'interno della comunità europea, si sia tolto il piede dall'acceleratore. Quindi sull'Europa vediamo una situazione un po' più attendista delle banche centrali. In ultima analisi, poi, per quanto riguarda invece i paesi asiatici, qua i paesi asiatici sono un po', come posso dire, lo studente che ha fatto i compiti molto molto bene prima degli altri durante la fase pandemica, ma permane sempre una
un grosso interventismo per il contenimento del virus. E quindi anche i dati, per esempio, all'interno dei paesi asiatici su mobilità e servizi, sono ancora molto, molto ridotti. Quindi anche in questo caso non vediamo una capacità immediata delle banche centrali di andare ad intervenire. L'ultima battuta, la Cina forse è un caso leggermente diverso perché la pandemia ha portato subito un grosso aumento dei prezzi nel settore immobiliare, ma sappiamo che comunque è sempre stata un'economia guidata a distanze, quindi difficilmente riusciremo a interpretare anche quanto la politica vada a influire sulla banca centrale cinese. Prima di concentrarci proprio sul dettaglio di quanto stavamo dicendo adesso, quindi anche quali sono i trend di domande di offerta di materie prime, come si sta muovendo l'economia reale a livello proprio concreto, regione su regione, ti porrei un'ultima domanda giusto per inquadrare un pochino la situazione del mercato americano dal punto di vista fiscale e governativo. Come dicevamo, quindi questo piano da 6 trillion per il 2022. Dei piani all'attivo per il 2021 che abbiamo visto hanno sortito effetti molto, molto significativi su quelle che sono le tasche dirette dei consumatori americani. E poi questa incognita della pressione fiscale in crescita proprio da parte dell'amministrazione Biden, che è un pochino anche, diciamo così, il marchio di fabbrica, un qualcosa al quale i repubblicani si stanno parecchio opponendo. All'interno di questo quadro, dove oltretutto abbiamo una corporate tax globale, quella di cui proprio si parla nel meeting del G7, al 15%, come ci si può destreggiare in questo quadro? Quindi sono tante quelle che sono le incognite, come si sta muovendo l'amministrazione Biden in questo senso e quali possono essere le implicazioni poi sul mercato? Il piano è decisamente ambizioso perché comunque andrà a toccare degli aspetti reali della vita degli americani in maniera molto considerevole, perché si parte da infrastrutture per arrivare alla gestione di energia rinnovabile, parità di genere, educazione, digitalizzazione. Quindi sono aspetti molto importanti per il popolo americano, che a differenza di altri paesi dipende molto da se stesso. Se noi guardassimo la quota degli utili delle aziende americane che hanno un effetto immediato sul territorio stesso americano, siamo oltre il 60%. L'Europa è agli antipodi di questa situazione perché siamo tecnicamente dei paesi esportatori, mentre l'America proprio riesce a ottenere immediatamente il risultato perché tutto ciò che fa ha un effetto di ricaduta sulla stessa economia. L'unica via per poter finanziare questo piano molto ambizioso è quello ovviamente di agire sulla leva fiscale. Aumentando effettivamente le tasse delle aziende, si parlava di percentuali intorno al 21%, ma ci sono delle pressioni per scendere un po' più basso rispetto a questo livello. Però è un qualcosa che anche la stessa Yellen ha detto che è sostenibile per l'economia americana. L'America potrebbe comunque lavorare su dei criteri di deficit su PIL più alti, ha un'unica banca centrale e di conseguenza ha la capacità di andare a contenere quello che sono le pressioni inflazionistiche che arrivano da questa fenomenale manovra economica. Per quanto riguarda la seconda considerazione che hai fatto, cioè quella sulla Global Corporate Tax, questo è effettivamente un modo per educatamente togliere alcuni vantaggi competitivi che alcuni paesi, anche in Europa, hanno creato nel corso del tempo, soprattutto per le aziende legate al settore informatico. Quindi parlo di Irlanda, parlo di Lussemburgo. Il fatto di, come posso dire, trasferire dei problemi locali di aumento delle tasse a problemi globali per una maggiore uniformità fiscale all'interno dei paesi è uno stratagemma, secondo me, molto intelligente che gli Stati Uniti hanno posto in essere e che entrerà nei tavoli di discussione prima del G7 e poi del G20, dove l'Italia avrà la possibilità proprio di ospitare questo summit per andare a
discutere di una tassazione più equa all'interno anche della stessa comunità europea. Insomma, lo sappiamo benissimo, costituire un'azienda in Italia e pagare le tasse italiane sull'azienda italiana non è la stessa cosa che implementare la stessa soluzione in Irlanda o in Lussemburgo. E in effetti anche questo è un tema che in questo contesto di anche paesi che da una parte sono favorevoli alla globalizzazione ma dall'altra stanno attenti al proprio portafoglio, deve finire. Quindi il nostro punto di vista è comunque favorevole sia all'autotassazione per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma soprattutto a una maggiore uniformità fiscale a livello internazionale. Diciamo che all'interno di questo quadro le aziende che sono più abili ad andare a scovare quelli che sono gli stati che permettono un trattamento fiscale molto molto migliorativo sono sicuramente le aziende della tecnologia, come ben sappiamo. A proposito, Alessandro, mi ritaglierei qualche minuto per porti tutte un po' di domande che sono arrivate. La prima è di Alessio, che ci dice: tecnologia giù a maggio, ma le big della tecnologia sono ancora altamente positive. Cosa significa ciò? Ricordiamo che in generale il Nasdaq nel mese di maggio ha registrato un meno 2,4%, quindi indice tecnologico, tuttavia le big della tecnologia ancora una volta si confermano in posizione positiva. Cosa può significare questo? Ma significa semplicemente che ci sono dei settori che sono più sensibili a dei potenziali rialzi dei rendimenti obbligazionari, e fra questi il settore della tecnologia è un settore che ha una durata media finanziaria, una duration, una sensibilità, chiamiamola come si vuole, molto importante relativa ai tassi di interesse. Perché questo? Perché le aziende tecnologiche tipicamente reinvestono il proprio rendimento all'interno del processo produttivo e non hanno una politica particolarmente generosa a favore degli azionisti, quindi pagano pochi dividendi. Tutto ciò cosa comporta? Comporta che queste aziende abbiano anche delle capacità di indebitamento più alte, perché il fatto che loro crescano più rapidamente perché sono in grado di reinvestire immediatamente ciò che guadagnano per migliorare ancora di più i servizi, però le rende più sensibili a quello che è il rialzo dei tassi di interesse. È vero che maggio e aprile sono stati dei mesi dove settori più ciclici come il settore dei trasporti, il settore energetico, il settore dei beni di consumo durevoli o dei materiali stessi sono andati più velocemente, perché la finanza tende sempre ad anticipare quello che è il trend economico. Quindi, visti le prime riaperture negli Stati Uniti, ad esempio, sono partiti questi tipi di settore. Però non possiamo togliere dal nostro orizzonte di medio e lungo periodo un'esposizione alla tecnologia. I trend che abbiamo vissuto negli ultimi 10-15 anni non possono essere cancellati da un aumento dell'inflazione, possono essere rallentati perché ci sono magari dei settori a buon mercato rispetto alla tecnologia, ma le aziende tecnologiche sono leader per la crescita futura. Non dimentichiamoci poi che la corporate tax ha sì l'effetto di andare a uniformare la tassazione di queste aziende tecnologiche, ma la grande miniera di dati che queste aziende riescono a raccogliere non può che poi produrre opportunità di crescita e di profitto futuro sempre dei ritmi molto molto alti. Quindi noi siamo rimasti favorevoli alla tecnologia, anzi durante le fasi di storno abbiamo acquistato o aumentato la nostra posizione ad aziende di altissima qualità che per anche semplice presi di profitto hanno perso potere relativo rispetto al mercato, ma per noi sono delle opportunità d'acquisto molto molto importanti che non vogliamo perdere.
Alessandro, restando sempre un pochino nelle dinamiche di portafoglio in un periodo difficile, quale quello che stiamo vivendo, Davide chiede, in un contesto di risalita dei rendimenti e di inflazione a rialzo, il tradizionale ruolo diversificativo dei bond, soprattutto governativi, sembra venire meno. A vostro avviso, con questo livello di rendimenti, ha ancora senso inserire questo asset nei portafogli come copertura da drawdown dall'azionario? Quali altre forme di hedge si può utilizzare oggi? Sono perfettamente in linea con quanto il nostro ascoltatore ha evidenziato. Oggi il debito governativo, ma anche i titoli legati all'inflazione, non offrono nessun tipo di protezione rispetto all'andamento dei mercati. Abbiamo una posizione di forte sottopeso su questa classe di attivo. In merito al mercato obbligazionario abbiamo delle posizioni più costruttive su il credito, sia a livello di investment grade che a livello di alto rendimento, quindi di high yield. In questo momento paradossalmente sarebbe più interessante detenere della liquidità da investire quando aumenta la volatilità di portafoglio, per andare per esempio a mediare dei prezzi, o l'alternativa che chiedeva il nostro ascoltatore potrebbe essere quella di iniziare a inserire un'esposizione alle commodities all'interno di un portafoglio bilanciato, perché tendenzialmente le commodities hanno due caratteristiche. Hanno una caratteristica di essere posizionate come sensibilità positiva all'inflazione, quindi tanto più aumentano le aspettative di inflazione, tanto più la correlazione delle commodities aiuta a prevenire questo tipo di problema. E poi sono effettivamente anche un buon stabilizzatore di portafoglio a livello valutario. Se il dollaro dovesse perdere valore, come per esempio abbiamo visto nelle ultime settimane, tendenzialmente le commodities vanno a rivalutarsi, perché sono correlate in questo caso negativamente con il dollaro. Quindi, tornando alla domanda iniziale, ridurre al minimo l'esposizione nei titoli obbligazionari governativi, avere una posizione costruttiva sul mercato investment grade, sul mercato high yield, e detenere una quota di liquidità che potrà essere sfruttata quando si vedranno delle turbolenze nel mercato. Per ridurre leggermente il rischio globale, inserire delle commodities nel portafoglio potrebbe essere una scelta interessante. Alessandro, restando proprio nel quadro delle commodities, ti chiederei brevemente un commento a questo rialzo del gold che abbiamo visto proprio nelle scorse settimane. Proprio stamattina gold ha toccato 1907 dollari l'oncia, quindi un livello che non vedevamo da qualche mese, e soprattutto all'interno del quadro delle materie prime, quali sono i principali driver, i principali punti sui quali soffermarsi proprio in vista anche di quelli che sono i prossimi mesi e i mesi estivi? Beh, l'oro, come ho anticipato nella mia risposta, effettivamente è correlato al dollaro. È un bene rifugio e di conseguenza quando il dollaro perde attrattività, l'oro acquista valore. In più, ovviamente, molti investitori istituzionali stanno pensando a quanto i loro portafogli siano cresciuti nel corso del tempo, e piuttosto che detenere della liquidità investita in titoli di Stato, dicono ok, preferiamo un investimento tangibile come l'oro e lo parcheggiamo a parte dei nostri investimenti nell'oro. Per fortuna in questo momento i rischi geopolitici non sono particolarmente alti, nonostante quello che abbiamo visto in Israele, quindi non è tanto questo un motivo per il quale l'oro è salito. In merito invece a altre materie prime, questa grandissima corsa anche alla sostenibilità ambientale, quindi per esempio a vetture elettriche, ibride, sistemi di raffreddamento o di riscaldamento più efficienti per quanto riguarda gli immobili, hanno fatto sì che alcune materie più legate a questo settore siano partite al rialzo in maniera molto molto considerevole. Tra queste il rame, per esempio, che è una
materia molto importante per quanto riguarda anche il passaggio dell'energia nei vari sistemi che vengono utilizzati. Il nickel è un'altra materia prima molto importante, il silicio stesso, come avete visto, anche la grossa richiesta di capacità di elaborazione dei semiconduttori ha portato anche a una forte pressione su questo settore e dei rallentamenti, perché non tutti i produttori di semiconduttori sono riusciti a consegnare in tempo i propri prodotti o i propri semilavorati alle aziende poi che li utilizzano. Lo stesso acciaio, dei grandi piani di investimento in infrastrutture non possono che partire dall'acciaio, e quindi queste materie prime, che sono quelle tendenzialmente più cicliche, sono quelle che sono partite e in alcuni casi hanno fatto degli strappi anche a doppia cifra da inizio anno. E quindi è proprio questo l'aspetto che dicevo prima, il fatto di poter anche acquistare magari degli ETF o dei fondi specializzati nelle commodities che riescono a pesare le differenti esposizioni tra commodities legate al settore delle materie prime, settore alimentare, allevamento, bestiame, via dicendo, permette proprio di avere una maggiore diversificazione di portafoglio. Alessandro, prima di arrivare in chiusura della nostra trasmissione, ti porrei un'altra domanda che ci chiarisce anche un altro aspetto, quello che abbiamo già anticipato anche nella nostra introduzione, ovvero quello legato al petrolio. Agnese ci dice: in attesa della transizione, si aspetta quindi ancora un rialzo sul petrolio? Il petrolio a questi prezzi, diciamo tra i 60 e i 70 dollari, sono una grossa fonte di redditività per quanto riguarda i produttori, e quindi il loro interesse è quello di rimanere in questo aspetto. A questi prezzi risulta anche competitivo lo sfruttamento del petrolio, chiamiamolo non in maniera tradizionale attraverso i pozzi, ma anche attraverso il fracking, cioè il frazionamento della materia, insomma, come sta avvenendo negli Stati Uniti. I costi in questo caso sono intorno ai 45-50 dollari, e quindi questo porta a una nuova possibilità di ravvivare il settore delle commodities. È difficile però che i prezzi del petrolio salgano oltre un determinato livello, quello che ho precedentemente menzionato, insomma dei 70 dollari, 70-75 dollari, perché poi effettivamente diventerebbe antieconomico produrre o comprare questa materia prima a questi prezzi. È ovvio che la transizione energetica, e ce lo auguriamo tutti, possa comunque aumentare le opportunità di diversificazione. E quindi siamo fortemente favorevoli al tema delle infrastrutture e della possibilità di creare energia attraverso il sole, il vento, con gli impianti eolici, idroelettrici, e quindi è un tema che grazie anche agli Stati Uniti, che sono rientrati nel tavolo di discussione, sicuramente andranno a guidare il prossimo futuro. Però anche in questo caso dobbiamo considerare una cosa: quando si parla anche di mobilità, di automobili elettriche e via dicendo, è tutto vero quello che si dice, però bisogna anche considerare due cose, due aspetti: che le fonti più importanti di inquinamento di un'automobile sono i pneumatici e i freni, il ferrodo, il materiale utilizzato per frenare i dischi, e su questo bisogna lavorare. E dall'altra parte anche l'utilizzo di batterie è altresì importante, ma le batterie devono essere ricaricate, quindi richiedono comunque un dispendio energetico, e devono essere stoccate e riconvertite quando terminano la loro vita operativa. Quindi è tutto vero quello che vediamo nell'ambito della transizione energetica, ma non sarà una transizione energetica immediata, e il fatto che anche il petrolio ancora oggi quoti intorno a
65-70 dollari, proprio il fatto che non si potrà diciamo girare la chiave e partire con un altro tema, ma sarà comunque un passaggio molto graduale. Tema della transizione energetica e del cambiamento climatico, che veramente vanno a impattare qualsivoglia tipo di asset sul mercato, l'abbiamo visto tra le altre cose proprio sul Bitcoin, dove il, diciamo, l'impronta di carbonio che ha il Bitcoin su la sostenibilità e sull'ambiente è stato quello che poi l'ha portato a perdere il 36% nel mese di maggio, quindi un fattore che sicuramente va considerato. Alessandro, in chiusura ti chiederei, quindi entriamo nel mese di giugno, abbiamo delineato il quadro generale, quali sono i principali fattori sui quali prestare attenzione da quei prossimi mesi, soprattutto a livello anche di portafoglio e a livello settoriale? A livello di portafoglio direi che ancora oggi è ipotizzabile un posizionamento verso le classi di attivo chiamate a rischio, quindi un sovrappeso all'interno del portafoglio sugli investimenti azionari e sugli investimenti legati al credito, a discapito dell'investimento obbligazionario tradizionale in titoli governativi. All'interno dei mercati azionari, anche qua si possono considerare due alternative. C'è chi dice voglio un'esposizione più importante rispetto a paesi, aree o settori ciclici, allora in questo caso un sovrappeso sull'area asiatica e sul Giappone potrebbe avere una maggiore sensibilità per quanto riguarda la crescita del portafoglio. Chi invece vuole sempre stare nell'ambito delle classi di attivo a rischio, ma avere un profilo più moderato del portafoglio, allora il consiglio è quello di partire da un'esposizione un po' più importante agli Stati Uniti, alla quale poi legare altri temi di investimento. In termini di valutazioni, l'Europa è l'area che ancora oggi tratta a sconto rispetto ad altri paesi nel mondo. Ci sono sicuramente delle opportunità di acquisto interessanti, anche lo stesso Regno Unito oggi si trova a dei valori molto molto bassi rispetto al valore intrinseco del mercato. Se pensiamo per esempio alle multinazionali inglesi, trattano in alcuni casi al di sotto del valore del libro contabile, quindi anche qua si investe in qualcosa di molto solido e di qualità, le cui valutazioni sono più basse rispetto addirittura alla stessa capacità di operare di queste aziende. Quindi l'Europa può essere interessante più come investimento tattico al momento rispetto ai fondamentali che mostrano i paesi asiatici o i paesi americani, ma comunque può essere inserita all'interno del portafoglio. In termini settoriali, quello che stiamo cercando di fare nei nostri portafogli è quello di essere il meno presente possibile su quei settori dove non c'è la possibilità di avere potere competitivo, quindi settore delle servizi di pubblica utilità, settore energetico, settore delle telecomunicazioni, sono dei settori dove o si parla di tariffe regolamentate o di forte pressione sui prezzi e non sono quindi molto interessanti in termini di opportunità di investimento. Viceversa invece, per quanto riguarda le opportunità di investimento più importanti, vediamo oggi il settore della tecnologia, il settore della farmacia, il settore stesso industriale, dove, ripeto, una ripresa del ciclo economico avrà sicuramente un impatto importante anche sul settore della manifattura, sul settore della componentistica, sul settore legato alla transizione energetica, per esempio tutti i sistemi di raffreddamento degli immobili. Questi sono dei settori di riferimento nei quali siamo sovrappesati. Però direi, se dovessi sintetizzare con una veramente frase molto semplice, se siamo a metà della nostra velocità potremo accelerare leggermente di più, senza correre, diciamo, dei rischi particolarmente importanti, perché la manovra coordinata tra banche centrali e governi è molto importante, c'è una crescita quasi sincronizzata a livello internazionale, quindi è il momento ancora di esporsi al rischio all'interno dei nostri portafogli.
Diamo intanto l'apertura delle borse europee leggermente al di sotto della parità, abbiamo un DAX tedesco meno 0,2%, CAC 40 francese meno 0,04%, IBEX di Madrid meno 0,12%, FTSE MIB italiano poco al di sotto dello 0%. Ricordiamo tra le altre cose, proprio nella giornata di lunedì, Stati Uniti e Regno Unito chiusi per Memorial Day e soprattutto nella mattinata di oggi, lunedì, ci sarà anche la relazione annuale di Banca d'Italia, sicuramente gli occhi puntati saranno anche su quella relazione. Io ringrazio Alessandro per tutti gli approfondimenti di oggi e per essere stato con noi. Grazie Alessandro Aspesi di Columbia Threadneedles. Grazie, alla prossima. E vi ricordo come sempre l'appuntamento con Weekly Bell, sempre su WeWealth la prossima settimana alle 8:30. Grazie e buon inizio di settimana.